Buongiorno a tutti amiche e amici. Oggi è il 13 dicembre, Santa Lucia. Da oggi le giornate cominciano ad allungare, il sole comincia a intrattenersi un secondo o due in più al giorno sul nostro mondo. Se oggi arriviamo a una lunga vita, grazie a Dio, in buona salute, lo si deve anche ai farmaci che hanno allungato anche e migliorato le nostre condizioni di vita. Spesso però se ne abusa e allora il farmaco diventa aconiton, come dicevano gli antichi greci, cioè da provvidenziale intervento diventa pericolosa iattura per il nostro corpo e per il nostro stare al mondo. Nonostante tutto si continua a discutere tra se sia possibile ricorrere e sia utile ricorrere ai farmaci cosiddetti generici, perché in realtà la denominazione, come vedremo e come abbiamo già visto in questo studio, è sbagliata, o chiamiamoli equivalenti, insomma quelli che costano meno. Se ne discute da anni. La battaglia tra questi farmaci e quelli di marca non è ancora conclusa. Di questo discuteremo oggi con i nostri esperti e con voi se ci raggiungete al telefono. Buongiorno. Nel 2011 la spesa farmaceutica totale è stata di 26,3 miliardi di euro, di cui tre quarti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. In media, per ogni cittadino, il Servizio Sanitario Nazionale spende ogni anno 321 euro, ma per chi ha più di 65 anni si sale a 900 euro pro capite. La fonte è l'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali. Se volete intervenire su questo argomento potete raggiungerci tramite il nostro numero verde 800 550 694, tramite la nostra casella email buongiornoelisir@rai.it, potete visitare il nostro sito internet www.buongiornoelisir.rai.it, la nostra pagina Facebook o il nostro account Twitter. Ma è andata come un treno espresso la nostra Silvia, la ringraziamo, abbiamo poco tempo e quindi lo dobbiamo razionalizzare perché gli ospiti sono importantissimi, a cominciare dal professor Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri di Milano, prestigioso istituto di ricerca, orgoglio della scienza di questo paese. Professore, quest'estate era passata una norma che obbligava i medici a indicare sulla ricetta solo il nome del principio attivo farmaceutico. Pochi giorni fa la situazione si è ribaltata, devo dire anche con una trasversalità di interventi politici, cioè non c'è stato uno schieramento di partiti. Che cosa è successo? Beh, ci sono le lobby evidentemente, ci sono molti interessi e quindi il Parlamento oscilla nelle sue decisioni, però sostanzialmente non è cambiato granché. In realtà ancora oggi è necessario prescrivere il farmaco nelle nuove ricettazioni con il nome generico, si può ricorrere al nome di fantasia, ma bisogna sempre aggiungere il nome generico e poi se un medico preferisce che venga somministrato il farmaco col nome di fantasia, deve indicare le motivazioni, cioè deve dire perché ritiene che questo sia necessario. Lo deve indicare nella ricetta? Lo deve indicare nella ricetta. Diventa un papiello la ricetta. Beh, insomma, deve dire perché vuole che ci sia questo prodotto, perché in realtà non c'è nessuna giustificazione, cioè questi farmaci, come lei ha detto giustamente, sono equivalenti, cioè non ci sono differenze e quindi non si vede perché molto spesso la gente debba pagare anche una piccola somma, che però in un anno diventano 900 milioni, quest'anno sarà più di un miliardo, quando può avere lo stesso farmaco senza dover pagare una differenza. Come lei sa, professor Garattini, essendo un abituale amico di Elisir, noi ci documentiamo e certo. Noi ci siamo documentati molto e ci sono delle controdeduzioni rispetto a quello che lei afferma, quindi nell'arioso dibattito che speriamo di tenere verranno fuori. Cominciamo dunque a presentarvi Anna Rosa Racca, che è qui con noi. Che rappresenta presidente dei farmacisti italiani, quindi rappresenta quelle persone così utili che
alle quali spesso noi deleghiamo, volentieri lo facciamo, un consiglio, una consulenza, un punto di vista. Abbiamo appena detto che il Servizio Sanitario Nazionale spende ogni anno per chi ha più di 65 anni 900 euro pro capite. Di questi solo 160 sono usati per comprare farmaci equivalenti. Perché questi farmaci non decollano? Lei quando vuole può intervenire tranquillamente. Beh, la spesa, quei 900 della, sono solo 200 quelli della spesa farmaceutica territoriale. I farmaci equivalenti sono una realtà del nostro paese, sono una realtà consolidata, sono una realtà in aumento. Da quando sono usciti nel 2001 sono continuamente aumentata la prescrizione di farmaci equivalenti e devo anche dire che noi farmacisti, la farmacia italiana ha fatto tanto per farli conoscere, perché all'inizio nessuno li conosceva, molti erano diffidenti, perché appunto è equivalente quel farmaco, sarà veramente equivalente, quindi noi abbiamo fatto un grande lavoro per farli conoscere e per farli amare alla gente. Adesso oramai i farmaci che hanno perso brevetto sono il 65% dei farmaci che sono venduti in farmacia. Perché non decollano i farmaci equivalenti? Mentre in Germania l'80%. Esatto, cioè, il problema è che è dovuto a vari fattori. Intanto è fondamentale la posizione del medico. È chiaro che il medico è anche sotto l'influenza dei propagandisti dell'industria farmaceutica che, perlomeno di quella che vende prevalentemente farmaci col nome di fantasia, non ha piacere che si vendano i farmaci generici sostanzialmente, perché il farmaco di fantasia riceve un doppio svantaggio. Il primo è che il farmaco generico erode un po' il suo mercato e il secondo è che per resistere alla concorrenza deve abbassare il suo prezzo. Quindi chiaramente... Certo, la sua analisi finisce per diventare un'analisi economica, di politica anche economica. Perché l'industria ormai che aveva il farmaco di fantasia ha sfruttato il farmaco con il brevetto, ha avuto un certo numero di anni. Ha e quindi, tutto il tempo per guadagnare. E quindi insomma a ora un certo lasci... punto scade il brevetto e come in qualsiasi campo... Tutti possono fare la cosa che ha un brevetto scaduto. Mi piace, generalmente in questo paese si invocano delle cose che poi si è pronti a respingere alla prima occasione. Tutti parlano di leggi di mercato, tutti parlano della legittimità che il mercato faccia del suo lavoro, poi alla prima occasione risorgono le consorterie o gli interessi di parte, però va anche detto... per onestà, che non tutte le consorterie sono consorterie, molte volte rappresentano degli interessi legittimi. Cioè, anche l'autore di una canzone preferisce vendere quella che ha cantato con la sua voce, non la cover, come si dice, scusi la banalizzazione. Vediamo adesso, nascita di un farmaco. La nostra regista Luisella Raimondi è andata in un laboratorio per vedere come nasce il principio attivo di un farmaco, sia di marca che, come si dice, equivalente. Vediamo insieme e poi sentiamo anche un'altra voce, perché era giusto sentirle tutte, su questo argomento. Prego. In questo sito produciamo principi attivi che vengono distribuiti sia all'azienda farmaceutica di marca che all'azienda farmaceutica produttrice di equivalenti. In questo dipartimento viene fatta una purificazione del principio attivo che ha lo scopo di garantire gli standard di qualità che gli enti nazionali e internazionali ci richiedono per poter fornire il nostro principio attivo all'azienda farmaceutica, sia equivalente sia di marca. La molecola è la stessa, il dosaggio e l'attività del principio attivo è del tutto equivalente nel farmaco generico rispetto al farmaco di marca. La qualità del principio attivo che produciamo viene garantita mantenendo sotto controllo l'intero processo produttivo, quindi dal produttore da cui acquistiamo la materia prima, le persone che sono addestrate per lavorare su questi principi ed infine l'analisi finale. Questo è il laboratorio controllo qualità dove vengono analizzati i campioni del principio attivo finale. Questo è giusto per documentarci e per formulare anche il benvenuto
a una persona che potrà commentare tutto questo. Siamo in collegamento telefonico con la vicepresidente di Farmindustria, che è la dottoressa Lucia Aleotti, Associazione Imprese Farmaceutiche. Benvenuta, pronto? Buongiorno, grazie. Come sta? Bene. Intanto tanti auguri, perché oggi è Santa Lucia e quindi chi meglio di lei può prendere i nostri auguri. Benissimo, vi ringrazio. Ha seguito la prima parte del nostro programma. Certo. Allora, una sua opinione senza che le stia a fare troppe domande. Allora, innanzitutto vorrei precisare questo. Noi stiamo parlando oggi di farmaci originali e farmaci generici. Non si tratta di farmaci che hanno un nome di fantasia. I farmaci originali sono i farmaci prodotti dalle aziende che hanno scoperto, hanno fatto la ricerca sul prodotto, hanno investito e continuano a fare ricerca. Una cosa che non si è detta, che è molto importante, è che il nostro Servizio Sanitario Nazionale paga esattamente la stessa cifra al centesimo di euro, al millesimo di euro, sia per il farmaco originale sia per il farmaco copia, cioè il farmaco generico. Dopodiché, se c'è una piccola differenza tra i due, ma si parla veramente di piccole differenze, questa è rimessa alla libera scelta del paziente. I farmacisti, come correttamente diceva la dottoressa Racca, fanno sempre presente, già dal 2001, quindi da 12 anni ormai, che a fronte della prescrizione del medico, in farmacia è comunque disponibile l'equivalente. E quindi il paziente ha liberamente la possibilità di scegliere se pagare quell'euro di differenza oppure no. Quello che noi vogliamo sottolineare è che l'Italia è un paese in cui ci sono moltissime strutture dedicate alla produzione di farmaci originali, quindi di farmaci cosiddetti di marca. Ecco, con queste nostre strutture industriali noi diamo lavoro a oltre 65.000 persone e altrettanti nell'indotto, e esportiamo una quota che per il nostro paese vale 15 miliardi di euro, che quindi beneficiano la bilancia commerciale e beneficiano anche i conti dello Stato. Allora, scusi, sì. Vicepresidente, dottoressa, questo argomento però a un certo punto deve affrontare una controindicazione. Sono soldi sempre che tirano fuori i cittadini, non sono soldi che vengono prelevati dal mercato straniero o da una astuta politica commerciale. Credo che questo sia anche... No, mi perdoni, le esportazioni sono quanto le nostre fabbriche, grazie alla loro qualità, sono capaci di esportare. Benissimo. In tutto il mondo e di vendere in tutti i paesi del mondo. Siamo felici. Benissimo. Il punto è, noi non siamo contro i generici sono i benvenuti, però noi chiediamo che ci sia una parità di condizione competitiva. Cioè, dal momento che noi costiamo per il sistema sanitario nazionale esattamente quanto costa il farmaco generico. Lei dice, esatto, al millesimo tanto vale, dice lei. Beh, allora, sarà il paziente a decidere liberamente, se in questo paese esiste la libertà di scelta, se avere il farmaco equivalente. Pare di sì, perché è vero, la dottoressa Racca ci può confermare che il farmacista doverosamente informa che esiste anche un prodotto che costa un po' di meno. Quanto di meno mediamente? Allora, ha perfettamente ragione la dottoressa Aleotti. Il sistema sanitario nazionale spende in maniera uguale. C'è una lista di riferimento che è quanto il sistema sanitario